siamo in presenza di una vicenda, evidentemente, di un processo che non è un polverone, è una fangaia. Ieri sera, rilasciando un'intervista a giornalista della Repubblica, ho detto: stasera Provenzano e Riina brinderanno ad Ingroia, che poi li porta in processo assieme a Mannino, che ha buttato fuori Ciancimino dalla Democrazia Cristiana, a Mori e a Subranni, che l'hanno arrestato. Signor Presidente, è duopo sempre manifestare solidarietà nei confronti dei magistrati, e la mia solidarietà è stata data dal fatto che per 20 anni ho sopportato un processo in silenzio, una virgola non mi è mai scappata contro i pubblici Deve ministeri, chiudere. Contro la magistratura. Non mi è scappata neanche il giorno dopo in cui sono stato ampiamente assolto. Non mi è scappato neanche un commento di fronte alla posizione del procuratore generale della Cassazione, che rispetto a quel processo ha affermato: questo processo era da non farsi ed è l'esempio che bisognerebbe portare ai magistrati che vincono un concorso, per indicare come non si fa un processo. Ingroia rifà un processo.